tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera andiamo a valutare quella che è stata la prestazione del Pisa, questa partita di Coppa Italia che si è giocata a Cagliari. Quindi un po' il caldo insomma si è fatto sentire, perché i giocatori erano veramente stremati. E niente, bene, detto questo, diciamo nei primi minuti abbiamo visto al secondo minuto Nicolas non trattiene la palla e Gio Pedro ne approfitta in sacca, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. All'ottavo minuto anche stesso discorso, Marzura tira, poi non trattiene e Luca in sacca, ma anche in questo caso viene annullato per fuorigioco, quindi siamo sempre sullo 0-0. Devo dire che per i primi 20 minuti il Pisa ha retto bene. Dopodiché è venuto fuori, diciamo, il Cagliari, che comunque fondamentalmente è una formazione da Serie A e ha dei giocatori veramente veramente buoni, insomma, ecco. Quindi abbiamo visto un bel D'Albert, un bel Marin, e sul lato sinistro noi abbiamo impiegato, o meglio D'Angelo ha impiegato Birindelli, perché sapete che Beruatto è infortunato. Quindi bene un Pisa nei primi 20-22 minuti del primo tempo. Dopodiché arriva il gol di Marin al 28esimo e c'è stato niente da fare, e quindi il Cagliari, forte di questo, insomma, ha avuto una, diciamo, un picco e si è fatto vedere, insomma, è venuto fuori. Il Pisa è andato forse un attimo in confusione. Dopodiché al 36esimo, purtroppo sul calcio d'angolo, Caracciolo va l'autorete, ma è stata sicuramente involontaria la cosa, e vabbè. E poi la chiude, diciamo, chiude il primo tempo Alessandro De Iola al 45esimo più 3, quindi 3 minuti di recupero dovuti al cooling break, eccetera eccetera. E niente, il primo tempo si va negli spogliatoi sul 3-0 per il Cagliari, diciamo che meritato, da, ripeto, dopo i primi 20 minuti, diciamo così, di partita. A quel punto D'Angelo effettua la prima sostituzione, esce Quaini, entra Marin, e quindi già si vede, insomma, un pochettino un assetto diverso. Poi al 61esimo esce Luca, entra Masucci, esce Gucker e entra Touré. Che dire, a quel punto Touré, bel giocatore, insomma, corre e va sui palloni, insomma, si è visto un Touré che alla fine combattivo in tutto e per tutto, e lì c'è stato, diciamo così, insomma, si è visto un qualcosina in più da parte del Pisa, un calo anche da parte sicuramente del Cagliari, ma un Pisa che ha combattuto più sui palloni, secondo me. Quindi poi si fa male Birindelli al 64esimo, e quindi D'Angelo mette dentro le Verbe, che a me non dispiace, non mi è dispiaciuto per niente. Quindi al 67esimo su angolo Sibilli tira e Masucci in corna e in sacca. Siamo al 67esimo e il Pisa accorcia le distanze. E dopodiché, insomma, esce Sibilli, entra Mastinu, e diciamo la partita si avvia piano piano alla fine. Ecco, non ci sono stati poi né da una parte né dall'altra, diciamo, azioni poi, insomma, di rilievo. Comunque un Pisa che ha finito, secondo me, bene, perché ha finito in avanti, insomma, cercando di accorciare ulteriormente le distanze, cosa che purtroppo non è riuscita. Niente, che dire più. Una partita fondamentalmente che, insomma, ora non dico che era un dato scontato, ma alla fine il Pisa, secondo me, anche soprattutto nel secondo tempo, se l'è giocata bene. Masucci, insomma, ha fatto il suo come al solito. E alla fine, insomma,
voglio dire, il secondo tempo da parte del Pisa mi è piaciuto, forse dato anche dalle sostituzioni, non lo so. Ho visto un Gucker, ma stasera un po' in nebbia, ecco, insomma. Ma speriamo non sia niente. E poi niente, che dire, un bel Touré, mi è piaciuto. E Birindelli forse non era in forma stasera, comunque un bel verb. E vediamo se, insomma, vediamo cosa si dirà per questa prima di campionato, che ricordo si svolgerà il 22 in casa. Niente, che dire più. Io per questo video abbiamo analizzato, insomma, quella che è stata la partita. E comunque sia, insomma, Pisa ha tutto sommato, insomma, ha fatto secondo me una bella prova nel secondo tempo, soprattutto, insomma, ha fatto vedere qualcosina. Bravo Masucci, insomma. Non dimentichiamoci, ragazzi, che abbiamo giocato contro una formazione di tutto rispetto e che milita in Serie A. Quindi poi, insomma, oggi la giornata era calda, umida, insomma, quindi i ragazzi hanno, certo, anche per il Cagliari è chiaro, ma i ragazzi forse hanno sofferto qualcosina di più. Bene, bene Nicolas, insomma, comunque, che al di là della la paperata, diciamo così, del primo tempo, insomma, nel primo tempo al 26esimo comunque para un bel tiro di Gio Pedro, quindi va bene, insomma, ecco, alla fine va bene così. E niente, che dire, io per questa analisi la finirei qua. Poi ripeto, ricordatevi che per quanto riguarda la fine del calciomercato, acquisti e cessioni, aspettiamo ancora e vediamo, anche perché lo sapete, no? Ho in mente di fare, diciamo così, la live con Michele Bufalini e Saverio Balgagna, quindi rimanete sintonizzati. E niente, ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.